turismo e innovazione stanno viaggiando attualmente su binari paralleli, però le criticità sono legate al fatto che ancora non convergono pienamente. Dove si trova adesso l'Italia e dove può arrivare? Beh, guardando a questa manifestazione sicuramente c'è solo da essere ottimisti, effettivamente qua c'è uno spirito e una propositività notevole che dà molto stimolo. Viceversa, l'Italia ha una difficoltà, un digital divide in questo senso, e credo che ci sia bisogno di una forte iniziativa per associare turismo e innovazione che spesso invece non sono sui tavoli congiunti. Purtroppo si parla spesso di turismo e si parla di internet, si parla di e-commerce, ma c'è molto da fare anche in termini di innovazione, di modelli, di progettualità, di propositività, proprio anche nel cambiare le possibilità di offerta in termini, per esempio, vediamo di geolocalizzazione, di racconto, di come si è presenti online anche attraverso la posizione, la propria storia. Ci sono tanti aspetti su cui qui effettivamente si corrobora. Tra i temi trattati anche quello del booking online. Il booking online è un tema chiaramente che è molto discusso, perché si è visto come piattaforme di booking internazionali abbiano prevalso e comunque stiano però condizionando quello che è l'offerta ricettiva. Credo che ci sia bisogno di confrontarsi su modelli alternativi che disintermedino il rapporto tra il cliente e il diretto e gli alberghi, e in qualche maniera anche possono proporsi in modo innovativo sostituendo quel modello, diciamo, di business che è stato fatto dalle agenzie di booking internazionali. Come potrà evolversi la collaborazione tra l'Agenzia per l'Innovazione e BTO? È una collaborazione molto positiva e di ascolto. L'Agenzia si è posta in questa posizione raccogliendo quelle che sono state le indicazioni di esperti del settore che hanno formulato proposte e su cui è opportuno oggi lavorare, come è una buona miniera da cui tirare fuori delle gemme. Credo che ci sia bisogno soprattutto di determinare dei punti di applicabilità da sottoporre. Oggi è una fase anche, diciamo, istituzionale in cui ci potrebbe essere un'attenzione diversa anche in termini di rapidità. Il turismo è sicuramente un'economia, un'industria che ha la possibilità di portare un fortissimo contributo in termini di crescita e anche in termini di rapidità. L'innovazione in questo senso è un drive assolutamente necessario.